Le 10 idee per un nuovo PD lanciate da Matteo Ricci durante una conferenza stampa indetta a Roma sabato scorso sono piaciute a Goffredo Bettini, colonna storica dei Dem e presente ieri a Pesaro per presentare il suo nuovo libro Dall'animo e dalla copertina rossa a sinistra da capo. Uno che nel PD ha voce in capitolo e la sua approvazione per le proposte di Ricci sono una chiara indicazione che il nome del sindaco di Pesaro con il passare dei giorni prende sempre più quota verso il congresso fissato a gennaio. Credo molto al congresso, però io vorrei una maggiore decisione, una maggiore nitidezza rispetto alle linee politiche che ognuno propone. Ecco, questo ancora non è venuto fuori se non in alcuni nostri compagni o compagne che o si sono candidati o possono candidarsi. Io per esempio ho apprezzato molto questi 10 punti che il sindaco di Pesaro Ricci ha messo in campo perché mi sembrano molto ragionevoli, profondi, in sintonia con tante idee che anch'io ho espresso. Un periodo storico non semplice per il PD, segnato in particolar modo dall'ultima vera sconfitta nelle elezioni di settembre e che Bettini ne individua la causa nella perdita di identità che il partito vive ormai da anni. Quei valori che lui stesso riporta nel suo libro ripercorrendo le fasi politiche che ha visto il PD al centro della scena. Noi dobbiamo ripensare il ruolo e l'identità del PD, perché il PD ha fatto molto bene quando è andato al governo, ha salvato l'Italia, ha salvato la democrazia italiana, però dalla sola dimensione del governo non si vede la terra e quindi abbiamo perso un po' il rapporto con la terra, quindi con le sofferenze, la vita quotidiana, la fatica della vita quotidiana che deve essere invece al centro della nostra riflessione e della nostra azione. Nella sua pubblicazione Bettini ha fatto riferimento anche alle sofferenze del popolo ucraino che da marzo è costantemente sotto attacco delle forze russe. Io non ho mai avuto dubbi sul sostenere l'Ucraina in tutti i modi da un'orribile invasione, di anche fornirla delle armi necessarie, perché quando si combatte a una forza selvaggia che ti viene addosso, devi avere una tua forza per rispondere. Però nel mentre si fa questo bisogna pensare alla pace, e cioè bisogna nello stesso tempo capire qual è l'esito di questo aiuto che noi diamo, capire il compromesso necessario e capire forse anche le antiche ragioni storiche di un'umiliazione della Russia dopo la fine dell'impero sovietico.